continua a girare ancora per le scuole e dopo la Maiorana siamo venuti alla Don Milani, dove incontriamo, guardate qua che bellezze, queste sono tutte insegnanti e mamme che sono tutte, una piccola parte, voi non avete idea di cosa c'è nel teatro della scuola accanto a me, l'unico uomo oltre me che è Salvatore Chiarenza. Buonasera, ben trovato. Buonasera a voi. Allora, di là siamo già stati, abbiamo chiesto del tema, naturalmente il tema è uguale, giusto? Sì, è unificato, diciamo, sui due plessi, qui siamo alla Don Milani e l'altro è la scuola primaria, che è la Maiorana. Ci hanno raccontato in effetti che state utilizzando del materiale molto, come dire, di riciclo, giusto? Ad esempio questo ho visto adesso di là che lo stavano tagliando. Sì, praticamente questo è un corrugato che solitamente viene utilizzato per gli impianti elettrici, però abbiamo, diciamo, ripensato il suo utilizzo, chiuso così a cerchio, anzi a bolla. Cioè questo è il classico cavidotto dove passano i fili elettrici, che noi abbiamo riutilizzato e rivestito con materiale brillante, così come anche altri materiali, tipo queste che sono fascette in plastica. Queste sono le fascette in plastica, pensate, le fascette in plastica. Chiusura che diventeranno altro, ora non entro chiaramente nel particolare perché no, cioè, non vogliamo spoilerare scenari più definiti più in là. E quindi niente, ci piace pensare che questo, diciamo, queste nostre idee vengano da materiali inusuali, insomma, dove rapportati con idee, con professori, ma anche con le mamme che non sono mai seconde nelle scelte. Tantissime mamme che ho visto di là, quante sono? Tutte? Praticamente sì, quasi tutte le mamme dei ragazzi che partecipano qui al gruppo, ma anche altre amiche, insomma. Classica comunità scolastica che ha affrontato in modo fattivo, diciamo così, questa esperienza, ormai agli sgoccioli. Questa esperienza che sta tornando finalmente, che sta riportando i bambini in strada, giusto? Sì, diciamo che l'obiettivo è anche questo, creare questo laboratorio di carnevale che ha il suo scopo più sociale, se vogliamo. Molti di loro magari lanci qui, molte mamme con i figli vengono qui, insomma, si crea quell'atmosfera che effettivamente negli anni si era un po' persa e quindi... Diciamo che alcuni di questi bambini forse non hanno mai neanche visto il carnevale. Beh, certo, alcuni sono tra virgolette figli del Covid, oggi figli della guerra, nel senso ci sono tante di quelle situazioni che li hanno tenuti un po' fuori da quelle abitudini che invece a noi almeno ci hanno fatto crescere. Ci hanno fatto crescere Quindi ci auguriamo, insomma, che tutto questo possa tornare e che loro riescano attraverso questo a rivedere, insomma, le nostre esperienze passate, ma a buttare un occhio al futuro migliore di questo, insomma. Perché come dico, il carnevale è una cosa seria che però ci fa divertire, ci fa stare insieme, ci fa tornare finalmente in strada, ci saremo in tantissimi, lo ripeto sempre, 19 e 25 quei bambini, il 21 c'è anche un'altra serata dove ci saranno quelli che tra virgolette chiamiamo i grandi, finalmente torniamo in strada, mi raccomando, vi aspettiamo a Manfredonia, raggiungeteci. Allora, dalla scuola Don Milani io vi saluto insieme a tutte quante loro, insieme anche noi. A Salvatore, grazie, e carnevale dov'è? Carnevale è qui.